Allora, abbiamo visto nella prima parte della lezione di oggi alcuni aspetti riguardanti la curvatura, abbiamo dato delle definizioni in merito al calcolo del raggio di curvatura e il cerchio oscuro. A questo punto vogliamo utilizzare un approccio, diciamo, più ingegneristico, e a questo proposito facciamo riferimento alla forma di Euler-Savary, che riguarda comunque l'analisi della curvatura, ma con un approccio diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora, che è invece basato sull'utilizzo della geometria differenziale. Allora, la formula è la seguente: 1 su pi con 0 omega meno 1 su pi con 0 m coseno di alfa 1 su r lambda 1 su rl meno 1 su delta. Allora, vediamo da prima il significato dei termini che compaiono in questa formula, che fa riferimento alle traiettorie polari. Quindi supponiamo di conoscere il moto per il tramite delle traiettorie polari, quindi questa la indichiamo con lambda, polare fissa, questa è la polare mobile, che come sappiamo queste curve sono tangenti tra loro nel centro di istantanea rotazione pi con zero. Consideriamo la tangente alle curve in pi con 0 e la normale alle stesse sempre in pi con 0. Partiamo dalla conoscenza per poter applicare questa formula, come dicevo, delle traiettorie polari, ma in particolare dalla conoscenza delle curvature della polare fissa e della polare mobile. Abbiamo visto prima come possiamo calcolare il raggio di curvatura. La curvatura è l'inverso del raggio di curvatura. Quindi questi due termini rappresentano rispettivamente la curvatura della polare mobile, fissa, scusate, in pi con zero, e la curvatura della polare mobile sempre in pi con zero. Quindi questo è il centro di curvatura di L in pi con 0, questo è il centro di curvatura di lambda in pi con 0. Di conseguenza, se questo è il centro di curvatura, questo è RL, se questo è il centro di curvatura di lambda, questo è R lambda. Questi sono i termini che compaiono per il momento in questa relazione. L'obiettivo qual è? È quello di andare a ricavare la posizione del centro di curvatura della traiettoria di un generico punto del piano mobile. Il piano mobile in questo caso è il piano associato alla polare mobile L, che rotola senza strisciare sulla polare fissa là. Questo generico punto è un punto M che dobbiamo naturalmente definire in posizione rispetto alla figura. E qui che cosa compare? Compare alfa e compare P0M. Quindi la posizione di questo generico punto M viene data in coordinate polari rispetto a questo sistema di riferimento, che a volte viene definita anche come terna canonica, come sistema canonico. Quello che ha origine nel centro di istantanea rotazione, l'asse delle ascisse lungo la tangente alle polari e l'asse delle ordinate perpendicolare in pi con zero alle polari nel verso della polare mobile. Questo è il sistema canonico cui noi facciamo riferimento, ok? Per definire la posizione del generico punto M. Quindi un generico punto M del piano mobile associato alla polare mobile
è definito da questa, da alfa e da i conservanti che compaiono nella formula. Applicando questa formula noi possiamo ricavare sia la posizione del centro di curvatura della traiettoria descritta da M, sia il raggio di curvatura. Questa formula corrisponde a questa costruzione grafica che mi appresto a sviluppare e che si può dimostrare naturalmente. Se io congiungo M con il centro di curvatura della mobile, ottengo questa retta, va bene? Questa retta interseca la perpendicolare a P con 0 M in un punto che indichiamo con H. Se poi congiungiamo H con il centro di curvatura della polare fissa, quest'ultima retta interseca in questo punto la congiungente P0M e questo punto è proprio il centro di curvatura che cercavamo. Ok? Quindi se io puntassi il compasso in omega con apertura omega n, potrei tracciare un arco di cerchio osculatore alla traiettoria di n, nel moto rigido rappresentato tramite le traiettorie polari. Quindi mentre L, M attaccato ad L, rotola sulla polare fissa, ok, traccia una traiettoria che almeno in un certo intervallo approssima molto bene, per i motivi detti prima, il cerchio osculatore, il cui centro è appunto omega. Va bene? Ecco, per dare un'applicazione, una prima applicazione molto semplice di questa formula, consideriamo per esempio la situazione di una ruota che rotola senza strisciare su un piano in condizione di puro rotolamento. Ecco, nella situazione di puro rotolamento, qui non c'è velocità relativa, quindi questo diventa il centro di istantanea rotazione nel moto di rototraslazione della ruota, perché la ruota trasla poiché il centro descrive una traiettoria rettilinea e nello stesso tempo abbiamo una rotazione intorno al proprio asse. La combinazione di questi due movimenti genera una rototraslazione, cioè un generico moto piano. Va bene? Può essere la ruota di una bici o di una moto o dell'auto, una ruota in generale. Ok? Ecco, colgo l'occasione a tal proposito di aggiungere qualche considerazione anche dal punto di vista cinematico, cioè delle velocità, e quindi se io ho un moto di traslazione, immaginiamo che questa sia per esempio, no, la ruota anteriore di una bicicletta che avanza. Noi abbiamo per esempio la velocità di avanzamento V di O della bicicletta, che è data per esempio da, questa, da questo vettore velocità, ma nel moto relativo al proprio asse, quella per esempio la forcella della, della parte anteriore, abbiamo anche una rotazione intorno al proprio asse che è data da questa velocità omega. Quindi ho due moti che sono facilmente distinguibili in questo caso. Va bene? Allora abbiamo un moto di traslazione, perché la bicicletta avanza in moto traslatorio, se immaginiamo che non abbia sospensioni, non ha nessun moto, come si dice, di pitch, no? Cioè di oscillazione, che invece avremmo nel caso di sospensioni, e
Quindi questo modo puramente traslatorio, per quanto visto questa mattina, abbiamo ancora le formule qui, se omega uguale a 0, po di b uguale a po di a, quindi tutte le velocità sono uguali tra di loro, vettorialmente. Quindi noi potremmo rappresentare questa aliquota di moto di pura traslazione tramite questo diagramma delle velocità, dove qui ho proprio la buco no, sono tutte uguali, è dovuta alla traslazione della ruota. Va bene? Ma come detto, per quanto riguarda la ruota, abbiamo anche la rotazione intorno all'asse. Va bene? E per la rotazione intorno all'asse, naturalmente O diventa il centro di rotazione, quindi la velocità è uguale a zero di O in termini di rotazione. E ho una situazione di questo genere, cioè un diagramma, come si dice, a farfalla delle velocità che corrisponde appunto alla rotazione intorno al proprio asse. Siccome abbiamo ipotizzato un contatto di puro arrotolamento, quindi in assenza di strisciamento, queste due velocità sono uguali. Quindi questa è la V di O positiva e questa è negativa. La somma algebrica vettoriale delle due è zero. Quindi l'aliquota di traslazione più l'aliquota di rotazione fornisce questo diagramma, che è quello finale, che determina la rototraslazione della ruota. Questi due vettori si sommano, quindi avrò V di O più V di O, queste due volte la velocità di O. Va bene? Questa è zero perché qui ho il centro di istantanea rotazione, perché sono uguali al contrario, e quindi questo è il diagramma delle velocità complessivo che tiene conto del moto rototraslatorio. Va bene? Quindi se noi guardiamo il movimento di questo punto sul copertone della ruota anteriore, in un certo istante questo avrà velocità doppio rispetto alla velocità di avanzamento del telaio, cioè della bicicletta. A velocità doppia. Mentre nel punto di contatto ho una velocità assoluta uguale a zero per i motivi appena spiegati. Qual è il vettore velocità, per esempio, di questo punto? Immaginiamo di segnare con il pennarello un punto sul copertone della bicicletta e di osservare il movimento di tale punto, no? Traccia una curva particolare, è una cicloide, quella curva particolare. È una cicloide ed il vettore velocità come si ottiene? Ovviamente in maniera congruente con tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Se questo è il polo delle velocità, il campo vettoriale è circolare, deve essere circolare intorno a più non zero, perché l'abbiamo dimostrato in vario modo. Quindi dovrei congiungere questo punto con più non zero, conosco la omega, va bene, e quindi la velocità di questo punto è uguale a omega p0, p0p. Quindi la velocità di p è uguale ad omega vettor P con 0P. Ma vettor P con 0P che cosa mi dà? Mi dà questo vettore che è perpendicolare, e siccome questa è una circonferenza, un angolo di 90 gradi è sotteso dal diametro, e quindi questa come direzione passa per il punto opposto a P con 0 sulla circonferenza che rappresenta il profilo della ruota. Ecco, se voglio rappresentare qui il vettore velocità totale di quest'altro punto, che indichiamo per esempio con Q, cosa dovrei fare? Stesso ragionamento. La velocità di Q è uguale ad omega vettor P0 Q. Vettor P0 Q, questo vettore è π
pari al doppio di questa velocità, e questo è il vettore velocità istantanea del punto Q. Naturalmente anche O fa parte del gioco, perché questo diagramma è lineare. Questa è un'applicazione dei concetti che abbiamo introdotto fino ad ora, e così via per un qualsiasi altro punto. Ok? Quindi in questo istante tutti i vettori blu, rappresentano in questo caso i vettori velocità, sono perpendicolari alle congiungenti con P con 0 al fine di formare un campo vettoriale circolare intorno a P con 0. Tutto gira intorno a P con 0 per quanto riguarda le velocità. Bene, ma noi abbiamo detto anche qualcos'altro. Abbiamo appena fatto delle considerazioni sulla curvatura e quindi siamo già potenzialmente in grado di fare delle considerazioni relativamente alla curvatura, cioè relativamente alla traiettoria. Va bene? Quindi tanto potremmo ricavare l'equazione della traiettoria, che questo si può fare naturalmente, e tanto fare un'analisi istantanea e ricavare subito in maniera, diciamo, ingegneristica, un po' più pratica, la posizione del centro di curvatura e ricavare anche il raggio del cerchio oscuratore alla traiettoria, il che mi dà delle informazioni sulla traiettoria, perché come abbiamo detto il cerchio oscuratore è oscuratore alla traiettoria, quindi in un certo intervallo approssima molto bene la traiettoria, quindi mi dà un'idea di cosa accade in quell'istante, in quella configurazione. Se vado ad applicare questa costruzione, che corrisponde a questa formula, in questo caso posso ricavare per esempio il centro di curvatura di P. Perché? Perché in condizioni di puro rotolamento praticamente P con 0 si trova sempre sul profilo della strada, giusto? E quindi qual è la polare fissa? È esattamente il profilo della strada, giusto? Perché P0 traccia sul piano fisso proprio quella retta. Si può ricavare anche analiticamente, insomma è molto intuitivo in questo caso. Se poi vediamo qual è la traiettoria di P con 0 nel riferimento mobile, che sarebbe quello della ruota che gira e trasla, va bene, non è nient'altro che il profilo della ruota stessa, quindi questa è la polare mobile. Quindi noi riusciamo a ricavare subito la forma delle polari fisse e polari mobile. Questo è un input importante per poter applicare la formula in questo modo, perché in questa formula compaiono le curvature di polare fisso e polare mobile, quindi la prima cosa che devo conoscere ovviamente sono le polari. E in questo caso ci arrivo subito. Detto questo, qual è il centro di curvatura di P? Applico questa costruzione che equivale ad applicare la formula. Congiungo P con il centro di curvatura della polare mobile, che è proprio A. Facciamolo in un altro colore, ci aiuta a distinguere questa costruzione dalle altre cose. Fino ad intersecare la perpendicolare alla congiungente P0M, in questo caso P0B. La perpendicolare va a finire sulla circonferenza, perché ancora una volta questo è il diametro, e questo è il punto H che abbiamo appena introdotto a proposito della formula di Euler-Savarin. A questo punto cosa dovrei fare? Dovrei congiungere H con il centro di curvatura della polare fissa. Ma lì c'è qualche cosina di diverso, perché la polare fissa è una retta. E quindi se è una retta, il centro di curvatura è all'infinito, la curvatura è nulla, no? La curvatura di una retta è nulla, ok? Perché? Perché il raggio di curvatura è all'infinito. Quindi noi ci troviamo in una situazione in cui abbiamo un centro di curvatura O lambda che è all'infinito. Se il centro di curvatura è un punto improprio, il raggio R lambda tende all'infinito. Se R lambda tende all'infinito, questo termine qui tende a zero. Va bene? Ma dal punto di vista grafico, noi cosa dobbiamo fare? Devo congiungere questo punto con un punto all'infinito. Come faccio a ottenere questo? Devono essere paralleli.
solo se sono parallele si incontrano all'infinito. Va bene? Quindi faccio la parallela a questa, da qui, in questo modo, questa è parallela a questa, che equivale perfettamente all'applicazione di questa costruzione grafica, con la sola differenza che nel nostro caso il centro di curvatura di Lambda del punto è proprio. Fino ad intersecare questa retta qui, quindi questa la prolungo, e si intersecano in questo punto. Questo è il centro di curvatura di P. Posso puntare il compasso in omega P e tracciare un arco di cerchio sculatore alla traiettoria del punto P. E vedo che insomma il centro, il raggio di curvatura è abbastanza grande, quindi abbiamo qualcosa di questo genere. Ma sappiamo anche che il cerchio sculatore ha tre punti di contatto con la traiettoria vera. Com'è fatta la traiettoria vera? È una cicloide che ha proprio una forma di questo tipo. Va bene? Vi faccio uno schemino qui per darvi un'idea della traiettoria. Qualitativamente la traiettoria si presenta in questo modo. Questa è una cicloide. Quando questo punto arriva a contatto, la sua traiettoria presenta una cuspide, tocca il terreno e poi riparte. E infatti presenta una cuspide in quella particolare configurazione. Bene, allora andiamo oltre questa direzione. Poniamo subito un quesito. Il quesito è il seguente: vogliamo trovare il luogo geometrico dei punti del piano mobile, che presentano un flesso nella traiettoria. Che vuol dire un flesso? Vuol dire che la traiettoria si presenta in questo modo. Questo è un punto di flesso, quindi c'è un cambio di segno della curvatura e abbiamo un punto di flesso. La retta tangente in questo caso diventa anche il cerchio sculatore, cioè il cerchio sculatore diventa una circonferenza del genere, quindi si spezza in due rette e questa è la retta reale, va bene? Nel punto di flesso. Se questo è il cerchio sculatore, dove si trova il centro di curvatura? All'infinito, quindi omega è all'infinito in questo punto inteso come punto di flesso. Quindi queste sono le prime considerazioni che possiamo fare. E, ripeto, noi vogliamo trovare il luogo geometrico dei punti del piano mobile che in quell'istante di nostro interesse presentano un flesso nella traiettoria. E a tal fine possiamo fare riferimento alla formula di Eulero-Savary e siccome il centro di curvatura di tali punti va all'infinito,
vuol dire che questa formula si particolarizza perché questo termine scompare, no? Perché P0 omega tende all'infinito, sta al denominatore e quindi quel termine scompare. Quindi, a partire dalla formula di Eulero-Savary, sotto questa condizione, in particolare che P0 omega tende all'infinito, noi abbiamo meno 1 su P0m coseno di alfa, che è uguale, le due curvature le scrivo convenientemente in questo modo, cioè una differenza delle due curvature, scrivo in questo modo, posso farlo, va bene? Questi m chiaramente non sono più i punti del piano, ma sono una particolare famiglia, un particolare insieme dei punti del piano, quindi li chiamo come P0m', va bene? Sono solo una parte dei punti del piano che sono i punti di flesso. Anzi, scusate, qui mettiamoci m', così abbiamo una perfetta corrispondenza con lo schema. Qual è il risultato? Molto semplice. Il risultato è semplicemente che delta coseno di alfa è uguale a P0m'. Quindi questo è il luogo geometrico dei punti di flesso. Ma che tipo di curva è? Non lo sappiamo ancora, ma lo possiamo ricavare in maniera molto semplice. Perché? Perché questo delta dipende dai raggi di curvatura delle polare che conosco. Alfa è la coordinata generica di questi punti m'. Quindi se io vado ad applicare queste considerazioni su questo schema, chiaramente posso staccare un segmento delta a partire dalla conoscenza di R lambda ed RL, che naturalmente si trova sullo stesso asse, sullo stesso asse. E se noi tracciamo qui una circonferenza di diametro delta, abbiamo questo punto che noi indichiamo con m', e vediamo che tale punto m' soddisfa quell'equazione che noi abbiamo appena ottenuto, perché delta coseno di alfa mi dà m', giusto? E quindi si trova su questa circonferenza. Se io considero un valore diverso di alfa, perché alfa è il parametro, va bene? Per esempio considero quest'altra direzione, delta coseno alfa 1 mi dà un altro punto, sarà un m'1, che si trova anch'esso su questa circonferenza. Questo è valido per un qualsiasi altro punto facendo variare alfa, e quindi ne deduciamo in maniera molto semplice che quel luogo geometrico è una circonferenza. Questo è un risultato non da poco, perché la circonferenza è una curva che può essere determinata dalla conoscenza di soli tre punti. Soli tre punti sono sufficienti per determinarla in maniera univoca. E qui ci torna molto utile, ed è una proprietà interessante, perché voi provate ad immaginare, abbiamo un generico motopiano, però in un certo istante tutti i punti di flesso possibili si trovano su una circonferenza, che si chiama circonferenza dei flessi, che fu scoperta per la prima volta da Delahire, uno scienziato francese. Perché ci interessa questa circonferenza dei flessi? Ci interessa perché abbiamo una serie di implicazioni nell'analisi e nella sintesi cinematica dei meccanismi di fondamentale importanza. Tant'è vero che noi possiamo subito fare una cosa, cioè possiamo combinare queste due equazioni. Quindi abbiamo detto che questa è la circonferenza dei flessi, della Delahire. Combinando questa equazione con quella, possiamo giungere ad una seconda forma più compatta e utile in altre applicazioni,
per applicazioni sui meccanismi, sia nell'analisi che nella sintesi cinematica. E allora, uno su pi con 0 omega meno 1 su pi con 0 m delta coseno di alfa uguale a meno 1, ma delta coseno di alfa è uguale a pi 0 m primo. Quindi qui abbiamo pi 0 m meno pi con 0 omega diviso pi con 0 omega pi con 0 m pi con 0 m primo, che è uguale a meno 1. Ora, il numeratore, dobbiamo tener conto che questi sono tutti segmenti orientati che compaiono nella formula di Euler-Savary. Sono tutti segmenti orientati, quindi se noi andiamo a vedere il numeratore, in particolare P0m meno P0omega, guardiamo qui, P0m è questo segmento orientato. Ok? Quindi il modo di scrittura definisce il verso. Se io scrivessi mp0 sto considerando il segno opposto, quindi attenzione, dobbiamo scriverlo esattamente come riportato sulla lavagna. Quindi da p con 0 verso m. Poi abbiamo un p con 0 omega. Quindi p0 omega avrebbe questo verso, giusto? Per quanto detto prima, ma lì c'è un meno, quindi meno p0 omega. Quindi P0 omega sarebbe questo, meno P0 omega è diretto verso l'alto, cioè nello stesso verso di P0m. Quindi la differenza tra quei due segmenti orientati in realtà corrisponde ad omega m. Giusto? Ok, ritorno qui. Questo termine, quindi, abbiamo detto che è omega m. Omega m. Omega m per P0m' è uguale a meno P0 omega per P0m. Dobbiamo ulteriormente esplicitare questi segmenti orientati per giungere alla relazione finale, che è molto utile nelle applicazioni. Quindi abbiamo abbiamo P0 omega e P0m. Allora, vediamo un po' come possiamo procedere. Allora, omega m per P0m' più P0 omega per P0m uguale a 0. P0m posso scriverlo anche come P0m primo più m primo m. P0m primo più P0 omega per P0m primo più ancora P0 omega
per n'm uguale a 0. Allora, questo termine ci sta bene, questo termine ci sta bene, dobbiamo eliminare questi termini in cui compare pi con 0. Quindi, allora, vediamo un po'. Quindi abbiamo pi0m', finale è P0M al quadrato uguale ad omega m per m'm. Omega n, P0m' uguale a P0m meno m'm più P0 omega per P0 per P0m. Quindi questo P0 omega è diretto verso il basso, quindi lo possiamo esprimere come omega m meno p0m. Allora, abbiamo P0, dunque se fosse omega P con 0, questo sarebbe uguale ad omega m meno P con 0m. In realtà questo va cambiato di segno, quindi questo diventa più e questo diventa meno. Questo è P0m. Allora, vediamo un po'. Quindi, omega m P0m meno omega m m'm meno omega m pi con 0m più pi con 0m al quadrato uguale a 0. Questo si semplifica e abbiamo ottenuto il risultato. Questo va dall'altro membro, quindi P0m al quadrato è uguale ad omega m per m'. Questa è la forma di Eulero-Savary, scritta in forma compatta. La cosa interessante è che nella prima espressione incorniciata compaiono i raggi di curvatura delle polari, mentre in questa qui non ci sono più. Quindi questa formula può essere applicata anche quando non conosciamo le polari. Va bene? E quindi è particolarmente utile nei sistemi articolati, cioè nei linkages. Viceversa, in situazioni di questo tipo, come la ruota,
noi conosciamo a priori le polari e quindi è conveniente applicare la formula nella prima forma. Viceversa, se noi facciamo riferimento ad un quadrilatero articolato o un sistema articolato, un parallelismo, quello che sia, allora è conveniente utilizzare questo. Quindi scompaiono i termini associati alle traiettorie polari, viceversa compare un termine che invece è associato alla conoscenza della circonferenza dei flussi. Va bene? Quindi per poter applicare questa devo in qualche modo ragionare sulla circonferenza dei flessi perché compare il punto M'. Bene, allora possiamo dare subito una applicazione di questa formula che abbiamo appena dimostrato. Se noi prendiamo un quadrilatero articolato, sono cose che comunque avete fatto nel corso di meccanica applicata alle macchine, quindi non partiamo da zero. Se abbiamo un quadrilatero articolato, questo è A0, A, B, B con 0. Anche qui possiamo utilizzare il solo teorema di Chasse per trovare il centro di istantanea rotazione, perché il punto A è vincolato a descrivere la circonferenza del centro a zero, il punto B è vincolato a descrivere un'altra circonferenza di centro B0, dal teorema di Chasse che abbiamo dimostrato. Il centro di istantanea rotazione si trova sulle normali alle traiettorie, quindi in effetti si trova qui. Questo è P con 0, centro di istantanea rotazione. Bene, vogliamo per esempio trovare il centro di curvatura della traiettoria descritta da questo punto M, che è un punto di biella. La biella B si muove secondo un generico monopiano, una rototraslazione del piano, e quindi il punto M descriverà una certa traiettoria. Nel caso del quadrilatero vi dico che questa traiettoria è una curva algebrica di sesto grado, ma dal punto di vista tecnico e ingegneristico, per il momento, senza addentrarci troppo in questioni matematiche, vogliamo trovare il centro di curvatura. Questo ci dà subito un'idea della forma della traiettoria, almeno nell'istante considerato. Siccome qui abbiamo a che fare con un sistema articolato, quindi anche qui la biella si muove secondo un moto rototraslatorio, così come nella ruota, no? Sono due moti piani rototraslatori. Però in questo caso era facile trovare le traiettorie polari e quindi abbiamo preferito fare riferimento alla prima forma della formula di Overo-Savary. In quest'altro caso, quali sono le traiettorie polari descritte da P con 0 nel riferimento fisso e nel riferimento moto? È un'operazione tutt'altro che semplice, ok? Quindi non le conosco a priori e neanche è semplice determinare. E allora non mi conviene applicare quella formula, poiché non conosco le polari. E mi conviene viceversa applicare quest'altra, che ha messo fuori le polari, ma chiama in causa la circonferenza dei flessi. Ecco che la circonferenza dei flessi comincia a diventare uno strumento di utilità per l'analisi cinematica, ma vedremo più avanti anche per la sintesi. Quindi per arrivare a trovare il centro di curvatura della traiettoria di M mi serve la circonferenza dei flessi, perché tramite essa risalgo ad omega di M. Ma come la trovo? La devo prima trovare. Siccome è una curva semplice, la più semplice dopo la retta, no? Per definire una retta mi servono due punti, per definire una circonferenza me ne servono tre. Quindi è il caso, diciamo, più semplice. Che cosa so
Dalla dimostrazione della circonferenza dei flessi ho capito che essa è tangente alle polari in pi con zero. Questo è sempre vero. Tangente alle polari in pi con zero. Ok? Certo, qui le polari non le conosco, però conosco pi con zero. Quindi so che la circonferenza dei flessi sicuramente passa per pi con zero, che ho trovato con l'applicazione del teorema di Chasles. Quindi un punto già lo conosco, è pi con zero. Cos'altro so? Che di questa biella il punto A ha una traiettoria circolare intorno a zero, il punto B ha una traiettoria circolare intorno a pi con zero. Quindi conosco il centro di curvatura della traiettoria di A, che è una circonferenza, e il centro di curvatura della traiettoria di B, che è un'altra circonferenza. Questa è un'informazione utilissima. E infatti posso utilizzare questa formula. La applico rispettivamente ad A e a B. Andiamo a vedere. Posso scrivere quindi P0A al quadrato, che è uguale ad A0A, perché A è il centro di, scusate, A0 è il centro di curvatura di A, che moltiplica A'A. Qual è l'incognita di questa equazione? È A'A. Quindi da questa ricavo A'A, che è uguale a P0A al quadrato diviso A0A. P0A lo conosco perché è questa distanza. A0A lo conosco pure e quindi posso ricavare A'. Non ci dimentichiamo da dove viene fuori questa formula. L'abbiamo appena dimostrata, no? Non è stato banalissimo, no? Perché dobbiamo tener conto che sono segmenti orientati, quindi nasce da lì. Per cui anche nell'applicazione non possiamo dimenticarci che sono segmenti orientati di fondamentale importanza. Tra l'altro, che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che al primo membro di questa equazione ho un quadrato. Il quadrato è sempre positivo, giusto? Quindi questo membro è positivo. Se è positivo questo, deve essere positivo pure il secondo. E quando è che il prodotto di due segmenti orientati dà un segno positivo? Quando sono equiversi, equiorientati. E ricordiamo che dobbiamo scriverla in questo modo. Se scrivo m omega ho sbagliato, se scrivo mm primo ho sbagliato. Attenzione. Bene, quindi abbiamo ottenuto A'A, questa è un'equazione scalare banalissima, esce un numero. Questo numero mi dà la posizione di A' rispetto ad A. Ma ho due possibilità, o avrei due possibilità. Io ho un numero, quindi ho un segmento. Quindi potrei mettere, per esempio, A' qui o A' qui. È ovvio che la scelta è univoca, la scelta giusta è una sola, e come vi dicevo, in considerazione che sono segmenti orientati. Questi due devono essere equiorientati. Quindi A0A significa che io ho questo verso, da A0 verso A. P0A non ha importanza, quello che mi interessa è l'A'A. Quindi vuol dire che la soluzione giusta è questa, perché solo in tal caso A'A è equiorientato con A0A. Se lo mettessi sopra avrebbe un verso contrario. E questo prodotto darebbe un valore negativo che è incongruente con il quadrato del primo membro. Va bene? Più o meno si trova da queste parti, dovrei fare PA al quadrato diviso questa distanza, quindi possiamo dire più o meno qualitativamente che cade lì. Applico nuovamente la formula di Orero-Savary in forma compatta per l'altro punto di cui conosco la traiettoria, cioè il punto B, e vado a scrivere questo. Quindi P0B al quadrato è uguale a B0B per B'B. Anche in questo caso mi interessa B'B, che è uguale a P0B al quadrato diviso B0B. Stesso discorso,
di 0b al quadrato diviso questo segmento che è un po' più grande, in questo caso qualitativamente cade all'interno, e questo è il b'. Cade da questo lato perché ho un b'b che è equiorientato con b0b. Quindi qualitativamente sta qui. Abbiamo ora tre punti. Abbiamo a', abbiamo b', abbiamo p0. Tanti quanti sono necessari per tracciare in maniera univoca la circonferenza deflessa. E dal punto di vista grafico andiamo a individuare il centro, per esempio la corda primo B con 0, prendo il punto medio e prendo la perpendicolare, quest'altra corda B0 B', punto medio, prendo la perpendicolare. E andiamo ora a tracciare questa circonferenza, che è appunto la circonferenza deflessa. Che all'incirca è questa, che passa per questi tre punti. Ma qual era il punto fondamentale? Il quesito iniziale del problema era trovare il centro di curvatura della traiettoria descritta dal punto M. Lasciatemi accorciare un pochino per avere un risultato, diciamo, una schematizzazione più semplice. Cosa devo fare? Vado a riapplicare ancora una volta la formula di Eulero-Savarin, però in questo caso con un obiettivo diverso, perché mentre prima conoscevo il centro di curvatura a 0b0 e ho ricavato i corrispondenti punti a', b', in questo caso il centro di curvatura è esattamente quello che voglio trovare, cioè l'incognita. E allora cos'è che conosco per poter trovare la soluzione? Conosco m', o quantomeno lo posso individuare. Dove sta m'? Congiungo m con p con 0 fino ad intersecare la circonferenza deflessi. Infatti questo m' è il corrispondente punto di m sulla circonferenza deflessi. E quindi posso individuare. Riapplico la formula di Eulero-Savary e ricavo direttamente che omega m è uguale a p0m al quadrato diviso m'. Quindi p0m al quadrato, che è un segmento molto più piccolo di m'm, mi porta ad avere un centro di curvatura che all'incirca si trova qui. E allora, come vedete, incominciamo ad avere una serie di strumenti, diciamo, più tecnici, più ingegneristici, che ci consentono di effettuare l'analisi cinematica di meccanismi di vario tipo, in questo caso un quadrilatero articolato. Se volessimo rappresentare su questo disegno anche il campo vettoriale delle velocità in maniera analoga a quanto abbiamo fatto in altri esempi come nel meccanismo di Cardano, ovviamente il sistema ad un grado di libertà, supponiamo di conoscere questa velocità angolare, molto rapidamente il vettore velocità di A è questo, omega a 0A, ma il punto A appartiene non soltanto al membro 2, appartiene anche al membro 3. Se appartiene anche al membro 3, il cui centro di istantanea rotazione è pico 0, io posso subito ricavare la omega 3. Dalla omega 3 ricavo il vettore velocità di B, che è questo, e da questa ricavo anche la velocità angolare istantanea di 4. Qual è il vettore velocità di m? Se ci vogliamo divertire un po'. Il vettore velocità di m appartiene a 3, il relativo centro di istantanea rotazione è p con 0 e quindi il vettore velocità è questo, sempre perpendicolare alla congiungente.
E vedete che ancora una volta, guardando la biella, cioè il membro 3 del meccanismo, ottengo un campo vettoriale. Tutti i vettori blu, come vedete, girano intorno a pico 0, a conferma di quanto abbiamo visto e dimostrato fino ad ora. Qual è la traiettoria di M? Beh, la traiettoria non la conosco, o quantomeno potrei migliorarla con un approccio, diciamo, un po' più dettagliato, un po' più avanzato, ma tramite la formula di Eulero-Savary ho rilevato il centro di curvatura. Avendo trovato il centro di curvatura, io quantomeno posso tracciare un arco di cerchio oscuratore alla traiettoria. Ok? Se questo è il centro di curvatura, questo è, quantomeno so che il punto M presenta una curvatura che è sul lato opposto rispetto a pico 0. Quindi ho delle informazioni sul movimento del punto M. Ovviamente questo discorso può essere esteso a un qualsiasi altro punto del piano mobile associato al membro 3. Ecco, per concludere la lezione di oggi, visto che abbiamo introdotto e dimostrato la circonferenza dei flessi, ecco, domanda: qual è la circonferenza dei flessi nel caso della bicicletta? Perché questa è una proprietà che vale sempre, naturalmente. Allora, la circonferenza dei flessi è, come dimostrato qui, diciamola dello stesso colore, è tangente alle polari in pico 0, per cui mi aspetto che anche in questo caso la circonferenza dei flessi è tangente alle polari in pico 0. Come la posso ricavare in questo caso? Questo non è un sistema articolato. Quello sì, questo no. No? Si presenta in maniera diversa. Ma se noi guardiamo la formula di Eulero-Savary, ora guardo questa, qui abbiamo i raggi di curvatura delle polari e abbiamo delta. Delta è il diametro della circonferenza dei flessi. Va bene? Quindi posso ricavarla da qui. Andando a particolarizzare questi termini a questa situazione specifica. Allora, abbiamo detto che la polare fissa è questa retta, la polare mobile è questa circonferenza, quindi il raggio di curvatura lambda va all'infinito, quindi questo termine va via. Il raggio di curvatura è proprio il raggio della bicicletta, della ruota della bicicletta, e qui c'è un meno, qui c'è un meno. Cosa viene fuori? Beh, niente di più semplice. Delta è uguale a RL, che poi è uguale al raggio della bicicletta. Quindi dobbiamo semplicemente rappresentare una circonferenza che è tangente alle polari in pico 0, che ha un diametro che è uguale al raggio e che cade naturalmente dallo stesso lato della polare mobile. Quindi la circonferenza dei flessi in questo caso è questa qui. E potrei divertirmi a verificare che questo punto è proprio P', cioè il corrispondente punto di P sulla circonferenza dei flessi. E nota la circonferenza dei flessi, io potrei trovare lo stesso centro di curvatura, naturalmente, in maniera diversa, cioè applicando quell'altra formula. E potrei scrivere questo. Cioè potrei scrivere che omega di P, P è uguale a P0 P al quadrato diviso P' P. Bene, per oggi anche abbiamo finito.